Avviato lunedì scorso, è operativo il cantiere per il ripristino della piena funzionalità del tratto di collettore fognario che va da via Colombo, nei pressi della Capitaneria di Porto, fino all'impianto di sollevamento La Conchiglia sul lungomare Federico II di Svevia a Gela. Caltacqua sta effettuando l'intervento esclusivamente con proprie risorse nell'ambito di quanto previsto dal piano pluriennale di investimenti programmato dal gestore per il periodo 2016-2019. I lavori, che si prevede siano ultimati nel mese di dicembre, sono stati pianificati da Caltacqua anche sulla scorta delle segnalazioni formulate nel corso di alcuni tavoli tecnici svoltisi nei mesi scorsi dal sindaco di Gela. L'apertura del cantiere e il conseguenziale via ai lavori è avvenuto dopo l'espletamento di tutte le procedure di gara previste dalla legge in materia di lavori pubblici. Si sta procedendo allo stasamento e alla videoispezione del collettore fognario in questione per ripristinarne la piena funzionalità, considerato che attualmente la sezione del collettore risulta parzializzata a causa di sedimentazione di materiale. Un intervento che serve per dare una prima risposta alle problematiche della città, in questo caso della zona del lungomare, ma non è il solo, bisogna, questo è un primo intervento di manutenzione che consentirà di mitigare alcuni problemi che si hanno durante le piogge, ma ne dovranno seguire altri che dovranno servire a ottimizzare la rete fognaria sia a sud che a nord della città e per evitare di avere sversamenti in mare e soprattutto non avere invece le strade allagate. Caltacqua sta inoltre completando l'iter per l'aggiudicazione di altri importanti attesi lavori che rientrano nel piano di investimenti pluriennale 2016-2019 e nei quali saranno impegnati esclusivamente fondi privati. Si tratta della pulizia del cavo fognario di via Venezia. Questo è uno dei primi interventi che stiamo realizzando sul sistema fognario della città di Gela. Si tratta della pulizia del collettore fognario che va dalla Capitaneria di Porto fino all'impianto di sollevamento La Conchiglia. È un intervento molto importante perché ci consentirà, diciamo, di aumentare la capacità di ricezione del collettore stesso, dei reflui fognari che ovviamente in caso di eventi piovosi sono molto critici, possono, diciamo, compromettere quella che è la capacità di tenuta del collettore stesso e quindi possono provocare, diciamo, dei problemi di sversamento di liquami. Questo è uno degli investimenti privati che la società sta effettuando nell'ambito della realizzazione del piano degli investimenti che è stato recentemente approvato. A seguire a questo avremo anche la possibilità di effettuare un intervento similare nel collettore di Via Venezia, che è un altro, diciamo, tratto molto importante che sta dando parecchi problemi sempre nel caso di eventi piovosi. E questo intervento verrà realizzato nel momento in cui tutta la procedura di gara che stiamo effettuando verrà completata e saranno aggiudicati i lavori all'impresa che, diciamo, farà l'offerta economica migliore.